cose. Presa da un raptus di follia. Se avete visto un mio... Ma ciao ragazzi, ma non che sono pavo. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Se avete visto uno dei miei ultimi vlog, praticamente presa da un raptus di follia, ero al centro commerciale e sono entrata da The Zenith. Se mai l'avessi fatto, ho comprato un miliardo di cose, perché praticamente The Zenith ha messo tutte cose carine. Ho speso non so quante centinaia di euro, ma ho comprato tantissime cose, non lo so perché ho fatto questa cosa veramente. Delle cose troppo troppo carine, sia di intimi che di vestito, sia di intimo che di vestiti. Adesso le faccio vedere. Non solo da The Zenith, sono andata anche da Zara, da Bershka. Adesso vi faccio vedere tutto ragazzi, delle cose troppo carine. Allora, anche per la palestra, prima di tutto ho comprato, allora, questo leggings 14,90, troppo carino. E sì, dirò tante volte troppo e tante volte carino in questo video. Leggings fatto tipo così maculato col grigio, è troppo bello. Vado veloce perché la roba è veramente tantissima ragazze. Poi ho comprato questa maglietta 9,90 che è a manica lunga qua, troppo carina, io adoro la fantasia di qua. Poi ho comprato quest'altro leggings, questo è bellissimo ed è grigio, mi piace troppo. Tiene questa scritta qua, you are your only limit, tu sei il tuo unico limite. È vero ragazzi, i limiti sono quelli che voi ponete nella testa, ma in realtà non esistono, quindi non avete limiti, potete fare tutto. Ed è vero, soprattutto nello sport. 14,90 questo, molto bello, è semplice, porta solo questa scritta laterale. Questo invece è un po' più particolare, si sono malata di leggings, sì, ebbene sì. Questo praticamente qua porta questo inserto nero e poi qua così e poi tutto grigio. È un po' più particolare, sempre 14,90. Sono bellini i leggings di The Zenith, comunque calzano bene, io mi sono trovata bene, comunque non costano tantissimo rispetto alle marche, no? Quelle proprio sportive. Poi questa maglia è troppo carina, la vedo molto primaverile, però anche per uscirci tipo la sera, molto carina, è nera con tutti i fiori e l'ho pagata 9,90. A me piacciono molto anche le magliette di The Zenith perché comunque a parte non costano molto, no? Tipo 10 euro, quello è il problema, costando poco tu ne compri tantissime, quindi alla che fine paghi sempre tanto, vabbè. Però è bello perché ti calzano belle addosso, sono strette, sono carine addosso, mi piacciono molto come calzano, insomma. E compro anche moltissimo queste maglie semplici che indosso da sotto, comunque sono molto carine. Questa è bianca con questo scollo così, è sempre 9,90. Poi quest'altro qua, questo è un top, allora c'erano tante cose sportive, quello mi ha fregato, molto molto carine. Questo è un toppino, sempre che si può mettere per la palestra o non so voi, tipo non lo so, però io lo metto per la palestra. E praticamente è bellino perché si regolano qua le bretelline, quindi se come ad esempio ho le spalle larghe eccetera, mi vanno sempre stretti, quindi lo posso regolare. Dietro è fatto così, molto carino, e l'ho pagato 9,90, costa tutto 9,90 da The Zenith ragazzi, avete capito praticamente. E infatti anche questo 9,90, beh, è uguale praticamente, è bianco, c'era bianco, nero, sono nero anche grigio, l'ho preso bianco e nero. Poi ho preso anche due mutandine, ve lo devo far vedere. Ah sì, questo è un completino, ve lo faccio vedere. Troppo troppo carina, fatta così, tutta ricamata, bellina. Poi un altro bustone sempre di The Zenith, ve l'ho detto che sono impazzita, l'ho preso questo qua che è un body, io impazzisco per i body e per i completini intimi, penso che l'avete capito. E questo è bellissimo, è tutto fatto a fiori, fiorellini, c'è una piccola coppa qua e qua è tutto ricamato, è bellissimo. Davanti ci sono tutti, c'è questo motivo a fiori e di lato è tutto velato, vedete, lateralmente è tutto velato ed è un body, troppo troppo bello. Cioè questo si può mettere anche tipo sotto a una maglia che magari si intravede un po' il motivo, è troppo bellino. E la stessa fantasia c'era anche reggiseno e slip per i zoma tanga. La mia taglia però del reggiseno non c'era, quindi ho preso praticamente solo lo slip che è bellissimo. Qua è ricamato, qua è a fiori e dietro è tutto ricamato, vabbè, è un po' così, un po' sexy. E mi piacciono tantissimo queste cose sexy, velate, pizzo. E il reggiseno devo andarlo a prendere perché arriverà, quindi non c'era. Poi ho ripreso queste calze che in tante mi avevate chiesto, che avete già visto. Sono troppo belle, però mi sembrano sfilate perché io sfilo le calze dopo due minuti che le indosso. Sono troppo carine ragazze, sono una novità di andate in Zenith, se l'ho viste da pochissimo. Portano tutti i pois qua, sono finte parigine e portano i pois qua, sono bellissime, sono proprio carine. Quindi l'ho pagato qua 5,90, neanche poi tanto. Poi ho preso anche calzini semplici che sono sempre comodi. Poi questa canotte semplice, a me piacciono anche queste cose semplici, canotta semplice bianca, questa la metto a volte anche in palestra. Queste
e questa qua invece ha giro manica con lo scollo, vedete la differenza di quella che aveva la bretellina. Poi ho preso questo, è troppo carino ragazze, me lo sono immaginato ad esempio anche da sopra un vestitino aperto, perché un golfino tutto aperto nero a volte non sai mai cosa indossare da sopra un vestitino, una maglietta molto scollata, ti metti questo qua e lo puoi lasciare un po' aperto, tutto aperto, ed è un golfino nero molto carino di filo, quindi non è tantissimo pesante, e l'ho pagato 25,90. C'era anche bianco, che anche era molto carino, se vi piace il bianco, molto carino. Poi ho preso questo reggiseno, che è semplicissimo, è il tipico reggiseno di The Zenith, quello là, classico, semplice. Poi ho preso le bretelline, queste qua, perché per il mio reggiseno, quello trasparente, mi si erano consumate, quindi le ho prese per ricambiarlo. E poi ho preso la canottiera uguale, lo stesso motivo che ho preso la maglia, il body, per insomma anche la canottiera molto molto carina, con tutto il merletto qua. Questa è bellina, tipo sotto una giacca o golfino, anche sotto il golfino che vi ho fatto vedere prima, che si vede questo bordino così, molto molto carina. Questa 2x15,90, quindi due. Poi questa qua è un'altra canottierina, ce ne sono tantissime canottierine, io le ho prese tutte ovviamente. Questa è semplice, porta il merlettino, bretelline qua e merlettino, è proprio carina questa qua per metterla per uscire eccetera. E poi quest'altra, l'ho presa tutti i modelli di canottiere bianche, ok? Questa invece è come quella là, però praticamente porta il merlettino qua e la bretellina semplice. Ok, finito da The Zenith. Poi da Tesca ho preso solo questa cosina che ho pagato 15,99, ed è un maxi dress lungo ed è fatto un po' abitato, carino, ed è rosa tipo rosa scipia, rosa antico, molto molto carino. Comunque lo devo provare, perché praticamente tutte queste cose le ho comprate senza provarle, ovviamente in 5 secondi prima che il centro commerciale stesse chiudendo, quindi erano 9:10, ho comprato tutte queste cose, me ne sono andata, quindi adesso le devo provare e tutto quello non mi andrà bene lo andrò a cambiare, ma penso che mi andrà tutto bene perché io sono specializzata negli acquisti all'ultimo minuto senza provare le cose, non fatelo. Poi da Zara, questa 25,95 è una gonna che mi ha colpito tantissimo ragazze, è troppo troppo carina. Ed è di pelle nera, questa non sono sicura che mi vada perché ho preso una XS, però ho paura che sia piccolina e quindi me la devo assolutamente provare nel caso non vado a prendere la S. È di fitta pelle nera e porta questi laccetti, è molto molto carina. Secondo voi come può essere indossata? Consigliatemi un outfit con questa gonna nei commenti, sapete che io non sono bravissima a fare gli outfit. Quindi questo è tutto ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, era da un po' di tempo che non mi facevo video haul. So che non si dice così, ve lo dico così per scherzare perché so che vi fa ridere questa cosa. E spero quindi che vi abbia fatto piacere questo video. Visto che era molto che non mi facevo video degli acquisti, lasciatemi un bel like ragazzi, vi voglio tanto tanto bene, fatemi sapere nei commenti se voi avete comprato qualcosa di bello in questo periodo, qualcosina, qualche negozio carino, così ci vado anche io. E spero di avervi tenuto compagnia, spero, e vi mando un bacio grande, vi voglio assai bene, ciao!